Salve a tutti da Giusy, oggi preparo una morbida farcita di marmellata. Gli ingredienti che ci occorrono sono 180 g di zucchero di canna, 3 uova, 200 g di farina 00, 100 g di latte di soia, 100 g di olio di semi di girasole, 2 cucchiaini di lievito per dolci, la buccia di un limone e un pizzico di sale. Per farcire ci occorre 300 g di marmellata, che io ho mischiato 200 g marmellata alle fragole e 100 g frutti di bosco. Andiamo a preparare. Iniziamo col preriscaldare il forno a 170 gradi statico. Dopodiché nel boccale metto la buccia del limone, lo zucchero e un pizzichino di sale. Vado a polverizzare 10 secondi, velocità 10. Riunisco sul fondo e aggiungo le uova. Faccio mescolare 40 secondi, velocità 4. Infine aggiungo l'olio, il latte e il lievito che ho già messo nella farina. Faccio lavorare 40 secondi, velocità 5. L'impasto adesso è pronto. Io metto dello staccante, voi potete mettere del burro e della farina. Dopodiché verso metà del mio composto. L'altro lo metto da parte. Questo lo metto in forno per circa 10 minuti. Non deve essere molto colorato. Quindi ho tirato fuori dal forno, vedete, non è cotta cotta. Lasciate il forno sempre acceso. Dopodiché ho preso le mie marmellate che ho mischiato, quella di fragole e quella di frutti di bosco, e la vado a versare . Stendiamola tutta . Non fate toccare i bordi, altrimenti fuori esce. Ok, ho finito di sistemare tutta la marmellata, dopodiché prendo l'altro impasto e lo verso sopra. Dobbiamo coprirla tutta la marmellata. Perfetto. Ok, facciamo attenzione a non bruciarci. Quindi adesso andiamo a rimetterla di nuovo in forno per altri minuti. Facciamo la prova a stecchino. Deve essere colorata. A dopo. Quindi ho fatto cuocere la mia torta 20 minuti. Dopodiché l'ho fatta raffreddare per bene. E adesso, ecco qua, la metto in un piatto da portare. Dopodiché la spolverizzo con dello zucchero vanigliato di canna, che faccio io naturalmente, che potrete vedere la preparazione cliccando in alto a destra. Adesso ne taglio una fettina per farvi vedere la morbidezza e all'interno come viene. Ed ecco qua. Questa è la mia torta morbida farcita con marmellata. Alla prossima ricetta, ciao!